Mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. L'Inghilterra è nata da un divorzio. Enrico VIII si libera contemporaneamente della moglie e del Papa e nasce l'Inghilterra. L'Italia no, l'Italia è uno Stato molto giovane. Ma quando l'Italia diventa uno Stato, in realtà esisteva già da secoli, perché l'Italia era nata dalla cultura e dalla bellezza, dagli affreschi di Giotto e dai versi di Dante. Dante è il nostro papà. Non a caso è l'unico scrittore che chiamiamo per nome, anzi per soprannome. Lui si chiamava in realtà Durante degli Alighieri, come se chiamassimo Leopardi Giacomino o Manzoni Sandro.